ragazze dagli 0 ai 99 anni, buongiorno, ovunque voi siate. Due informazioni rapidissime prima di cominciare. Primo, questo è un racconto della costruzione della mangiatoia che noi abbiamo realizzato. Non è un manuale da seguire passo passo in tutte le operazioni tecniche, mi raccomando. Secondo, leggete sempre i manuali delle vostre attrezzature per conoscere le norme di sicurezza nel loro utilizzo. E sentite anche il parere di esperti e di professionisti del settore per eseguire i lavori al meglio ed evitare spiacevoli piccoli inconvenienti. Con questo io ho finito, grazie, buona visione, a presto! Ciao a tutti, oggi proveremo a costruire una mangiatoia in legno utilizzando questa tavola, da cui ricaveremo la base e i due frontespizi della casetta che avete qui di fronte. Dopodiché, con altri pezzi che andremo a vedere successivamente, costruiremo le barriere antipiccione e i sostegni per il tetto. Allora, la nostra tavola ha una dimensione di 40 cm per 80 cm, uno spessore di 1,5 cm circa. Per prima cosa tracciamo una linea in corrispondenza di 25 cm di larghezza. Tagliamo rispetto a questa linea per ottenere la base su cui costruiremo la nostra casetta. Tutto ok? Bene, ora abbiamo costruito la base su cui erigeremo la nostra mangiatoia per uccelli. Secondo passaggio è la costruzione dei muri laterali. La larghezza dei muri laterali è ovviamente di 25 cm, esattamente come la larghezza della base della nostra casetta. Questa è la forma che assumeranno i muri laterali. Come si fa? Adesso suddividiamo questo rettangolo tracciando una linea a 25 cm fino ad ottenere un quadrato esatto. A questo punto procediamo al taglio del pezzo. Per prima cosa troviamo il punto medio del lato che sarà il nostro lato alto, ovvero questo. La misura è 25 cm, quindi la metà dovrebbe essere 12,5 cm. Segniamo. Misuriamo da entrambi i lati 16 cm di altezza. Adesso uniamo i punti di 16 cm di altezza con il vertice in alto, cioè il punto medio del lato alto del nostro quadrato. In questo modo taglieremo rispetto queste linee diagonali ottenendo il frontespizio della casetta che abbiamo visto in precedenza. Con qualche difficoltà siamo riusciti ad ottenere il nostro pezzo. Utilizzando ciò che avanza della nostra tavola da 80 cm, adesso replicheremo questo pezzo per ottenere il muro laterale mancante. Se abbiamo fatto un taglio decente, come non è il nostro caso, possiamo usare la base precedente per tracciare i tagli triangolari del secondo pezzo. Ce l'abbiamo fatta, Ale! Una certa dose di fatica. Bene, adesso vediamo
come andranno a costruire la nostra casetta. Facciamo una linea a 2 centimetri dal margine e anziché posizionare la base laterale della nostra casetta direttamente sul margine, ci spostiamo all'interno di 2 centimetri sulla linea che abbiamo precedentemente tracciato. Questa soluzione dovrebbe conferire una maggiore stabilità alla nostra casetta. Utilizziamo due listelli di 3 cm e mezzo per 2 di 1 metro di lunghezza ciascuno. 39. Noi abbiamo deciso di tagliare pezzi da 39 cm in modo tale da restare leggermente più corti della lunghezza totale della casa. Il trave rimarrà coperto dalle falde del tetto. Procediamo al taglio. E adesso la parte più difficile, ovvero ricavare gli incavi nelle pareti laterali che accolgono i travi. Abbiamo deciso di tenerci a 2 cm dal bordo esterno e utilizzando il nostro pilastro andiamo a tracciare il solco in cui taglieremo la nostra parete. Ripassiamo il nostro segno, possiamo andare a occhio tanto. Ok, questo è il taglio che dobbiamo fare. Stessa operazione sul lato opposto. Ripassiamo la linea. A noi l'IKEA ci fa un baffo, eh? E adesso in punta. Cerchiamo di centrare circa. Ok, dovrebbe essere a posto. Tracciamo di nuovo il profilo. Ed ecco qui i nostri segni per i tagli. Non siamo mai stati bravi in geometria né io né Riccardo, speriamo che le cose vadano bene egualmente. Tagliamo? Dai.